Let's go! Bentornati, ovetti, su Mario più Rabbids, Sparks of Hope! Nello scorso episodio abbiamo ottenuto un nuovo Spark, un evocante di... com'è che si chiamano? Mirini, giusto? Sì! E in questo episodio torneremo all'officina di Ma, per andare avanti con la storia. C'è solamente un altro Spark sulla mappa? Forse è l'ultimo Spark e ce ne sono 30? Non ne ho la più pallida idea. Andiamo! La cacciatrice della sabbia, l'ultima bracca Spark, che si chiama Daphne. Guardate, chiunque si è preso la vera Ma in ostaggio. Ve l'avevo detto che sembrava strana. Daphne. Maledetta. Vacci piano. Edge, ti consiglio di restare lucida e di pianificare bene ogni mossa. Hai intenzione di fuggire di nuovo e tanti saluti a tutti gli altri a partire da Ma? Allora... o vuoi provare a salvarla? Falliresti, è chiaro, e la tua caccia a corsa si concluderebbe, con ripercussioni su tutta la galassia. Ti tratterò con... Ma è anche vero che non riusciresti comunque a fermare corsa. Io, almeno, posso garantirti un trattamento onorevole nella sconfitta. Allora? La tua scelta... Al riparo. Daphne è letale dalla lunga distanza. Se attaccassimo a testa bassa, finirebbe malissimo. Ma quindi niente spuma nera? Perché? Ah, perché... ok, Luigi, Rabbid Luigi, ha fame perché la finta Ma ci ha promesso dei tramezzini. Comunque, Daphne, hai pochi punti vita, quindi più fasi, classico, classico. Quando è dietro a un riparo, anche parziale, preferisce sempre attaccare rimanendo a distanza. Lo fa con due colpi diretti a due obiettivi diversi. Come Mario, quindi. Quando qualcuno le si avvicina troppo, si affida agli effetti del veleno. Rovi! Attacca con portata di tutto il campo. Ok, perfetto. Quindi è confermato, è uno sniper. Poi abbiamo onda velenosa... devo stare un po' attento. Ristrutturazione modifica la struttura del campo di battaglia. In che senso? Lo vedremo più tardi. Copertura totale permette di godere di protezione totale anche dietro a un riparo parziale. Quindi mi sa che serve Rabbid Peach per usare i suoi razzi che ignorano protezione, credo e spero. Movimento, si può arrampicare perché è uno sniper. E spiazzati o spiazzati torna alla posizione di partenza. È un teleport? Non importa. Sistemo il Ah, non ho controllato un'altra cosa. Abbiamo dei cenciotti marini e dei Goomba. Lord Bowser, Rabbid Peach e Rabbid Rosalinda. I motivi sono abbastanza chiari. Bowser può distruggere i ripari e inoltre il Bowzooka colpisce dietro ai ripari e ci sono i Koopa Sapiens. Poi abbiamo Rabbid Peach, la healer, che ignora i ripari e Rabbid Rosalinda è il nostro sciogli boss, quindi per forza. Le abilità. Abbiamo adesso più Koopa Sapiens, appunto, ne abbiamo 5. Del fuoco... dovrebbero distrarre abbastanza i nemici, appunto. Rabbid Peach, ti ho dato scambio vitale. Non credo sia molto buona come abilità. Dovrei magari sbloccare la sezione Spark? Sì, ma non mi va adesso, quindi no. Mentre Rabbid Rosalinda, le ho tolto un po' di danno alle scivolate e il movimento per... questo. Sveglia schiaffoni, aumenta danno contro obiettivi con moscezza del 30%. Già fa danni osceni. Più 30% uguale distruzione totale. Gli Spark. Abbiamo gelasteroide, perché potrebbe essere comodo bloccare qualche nemico. Abbiamo Cosmelettro per i cenciotti. E poi abbiamo Vanpulsar, che ho portato a livello 5. Il livello massimo degli Spark sembra essere il 5. Visto? Livello massimo. Quindi dovrei stare a posto. Sperando che vada tutto quanto bene. Sono pronto? Quindi here we go! La prima cosa che devo assolutamente fare. Intanto... mi conviene forse andare qui con Rabbid Peach.
non posso fare dei salti. O meglio, potrei fare dei salti se la supporto da qui. Quindi, Rabbit Peach, fai... grazie mille, ok. Fai questo. Fino a dove arrivi, perché dovresti metterti al riparo là sotto. Perfetto, esattamente quello che volevo. Scivolata 1, scivolata 2, scivolata 3. E ti metti qui, per ora. Devo però, facendo questo, per forza sconfiggere quell'altro cenciotto là sopra. Quindi vediamo un po' se ci riesco. Per farlo mi sa che devo per forza però andarci con Rabbit Rosalinda, ok. Ricordo, Daphne è una Tsunaipa. Quindi se non mi sbrigo a fare queste cose, sono dolori. Inoltre mi devo riparare sempre dietro un riparo totale. Altrimenti, ripeto, sono dolori. Lo posso sconfiggere? Sembra di... no. Però forse... un attimo, Rabbit Rosalinda, vede quello? Sì. Potrei fare questo, vero? Oh, potrei addormentarli entrambi. Conviene? No, non conviene per niente. Un attimo. Abbiamo questi. No, no, di qua. Ok. Andate, miei pro di Rabbit Koopa Sapiens del fuoco. E distruggete tutto. Non scottare Rabbit Peach. Ok. Andate ancora avanti. Non possono esplodere. Ma appena si avvicinano i nemici, proprio al bacio. Quindi eccovi qui. Potrei scendere con Rabbit Rosalinda e lanciarli, mi sa, sapete? Non... vediamo, lo posso fare? No, non ci arrivo. Un gran peccato, ma va bene lo stesso. Lui farà una scivolata e ci colpirà. Quindi vado così. Perfetto. E se mi va bene... no. Intanto posso colpire lui, magari un critico lo sconfigge. Perfetto. Bowser, lo vedi? Non lo vedi? Lo vedi benissimo, lancia! Perfetto, i miei Rabbit Koopa Sapiens serviranno per distrarre lei. Goomba? Sì, immaginavo, di solito le truppe da mischia si muovono prima delle truppe a distanza. Daphne! Ok. 2000 di danno. Bam! Neanche l'ho fatto apposta, ma... muah, perfetto. Vai avanti, mio caro cenciotto. Non è un cenciotto, ma pazienza. Allora, fino a dove posso arrivare? Posso magari provare a fare una cosa bella? Sì. Allora, Rabbit Peach. Perché mi sa che la raggiungo adesso, quindi. Così. Boost! Ho potenziato anche il mio... il mio Koopa Sapiens, ma non importa il Koopa Sapiens adesso. Una cosa importante è questa, però. Ah. Quindi conta come copertura totale. La cosa non mi piace per niente. Rabbit Rosalinda si può muovere fino a qui, quindi facciamolo. Però prima andiamo avanti con Lord Bowser. Lei resiste solamente a veleno, quindi vuol dire che la posso volendo anche congelare. Andiamo qui. Eccoci. Posso fare ben due attacchi, quindi li farò. Andiamo. Attacco ghiacciato. Poi Rabbit Rosalinda, tu potrei... oh mamma mia, la devasto. La devasto seriamente. Vero? Sì. In questo modo. Mi metto qui. Perfetto. Posso stare qua sopra, no? Sì, ok. Scivolata. Ora sei bloccata. Abbiamo la sveglia con gli schiaffi. Mi metto questo e ti distruggo. Vai. Suiniglie. Intanto comincia la fase 2. Se devo ignorare le sue coperture, intanto vediamo un attimo il campo di battaglia. Ovviamente solo i lupi, ma classico. Vuol dire che devo mettermi qua dietro per la fase 2. Allora, fortuna che ho portato il ghiaccio comunque. Mi sono morso la guancia, che dolore. Lord Bowser. Intanto forse conviene... tre turni, no? Sì, ok. Dovrei metterci tre turni. Voglio sconfiggere il più in fretta possibile quelle suiniglie, altrimenti avremo sicuramente guai. Se lo faccio da qui, è meglio, no? Perché da qui Bowser non può prendere fuoco. Vi ricordo che se non avete uno spark del fuoco, Bowser può comunque prendere fuoco dai suoi stessi alleati. Quindi, sì, per alleati intendo ovviamente Rabbit Koopa Sapiens del fuoco. Quindi meglio fare così. Ora, andate, miei prodi. Ce la fate a sconfiggerla almeno? Perché sarebbe proprio l'ideale.
Dai, è l'ultimo. Non posso distrarre più Daphne, ma devo stare un po' più attento e basta. Sei laggiù. Non ti ho sconfitto. Ci arrivo da te, magari. Ah, pelo no. Va bene, ti posso colpire a distanza, non è quello il problema, però. Allora, da qui ti colpisco e ti faccio fuori. Potrei anche colpire lei. Se mi metto... No, non posso colpirla, ok. Allora, intanto tu vai via. Bene. Ricordo che le suiniglie sono di elemento vento, quindi in effetti congelarle non sarebbe una così grande... Una così cattiva idea. Ah, dannazione! L'avessi messo su Rabbit Peach. Non l'ho messo su Rabbit Peach, però. Allora, Rabbit Peach. Direi che tu puoi andare avanti, no? Ok. Mi posso mettere... Aspetta. Rimbalzo. Metto un secondo qua, che voglio provare una cosa. La suiniglia qui non dovrebbe spingermi troppo lontano se mi metto qua, no? Spero. Intanto, salto team. Prova. Ce la puoi fare, Rabbit Rosalinda. Perfetto, ok. La sconfiggi, no? Ok. Vai. Trapano. Ora sono un po' difeso. Rabbit Peach può non colpire nessuno, davvero? Ah, ok, mi sa che non faccio niente questo turno allora. Perché quella suiniglia lì potrebbe farmi danno e così mi posso curare al prossimo turno. Sperando che vada tutto quanto bene, mi colpisce. Non distrugge la copertura. Mua, al bacio. Soli lupi, classici. Suiniglia, non colpirmi. Perfetto. Allora vuol dire che posso andare ancora un po' più avanti. Ecco qui. Daphne. Bene, non mi ha distrutto. Non del tutto almeno. Appena mi muovo... Ah no, fermi, non c'è più. Olè. E poi con la scivolata non mi puoi fare nulla, perché ti posso stoppare. Quindi stopza. Bene. Adesso Rabbit Peach. No. Che Rabbit Peach? Assolutamente no Rabbit Peach. Intanto vado un po' avanti. Ok, perfetto. Ora Rabbit Peach, che può andare su. Mi metto... Un attimo, entriamo qua dentro un secondo. Vediamo che posso fare. Da qui sono protetto, vero? Sì. Ti posso colpire? Solamente quella suiniglia? Ah, mi sa che non colpendo la suiniglia siamo davvero nei guai. Allora, un attimo che... Ah, Bowser non può andare più. Aspetta. Chi ha detto che Bowser non può andare più? Chi l'ha detto questo? Ecco. Ok. Io l'ho detto. Perfetto. Ora entriamo qua dentro. Dove... Loro due si possono riparare di sicuro. Potrei colpirlo. Vai. Sì, vai. Boom. Sonic Boom. Ok, non l'ho sconfitto, ma... Con Rabbit Peach adesso lo posso sconfiggere. Con delle bellissime scivolate. Uno, due e tre. Contando che siamo qui poi... Posso sicuramente colpire lei. E poi con Rabbit Rosalinda, che è invisibile, ricordo... Possiamo finirla, quindi possiamo anche non per forza fare troppi attacchi. Eccoci qua, mi metto in questo punto. Potrei anche scendere? Sì, perché scendere in realtà è un vantaggio, perché al prossimo turno arrivo direttamente da Daphne. Vai. E direi basta così. Sì, vai. Cosa fate, nemici? Tu ti avvicini, ma non troppo, perfetto. Suiniglia, idem. Daphne. Non puoi colpirci, esatto. Sono passati tre turni, vero? Lo posso usare adesso il coso? No. Ma non dovrebbe essere un così grosso problema. Perché se scendo e vado qui, intanto posso andare qua sopra. Ok. Posso inoltre anche fermare un'altra volta nel tempo la ciccia, quindi nice. Vediamo un po'. Scendiamo un secondo. Ok. Vola, Bowser. Potresti anche arrivarci là sopra, ma è più sicuro da qui. Ok. Preferirei però poter scegliere io quando attivare il colpo. Vabbè, allora. Rabbit Rosalinda. Abbiamo vinto, eh? Questa fase, intendo. Credo. Vediamo, il danno è decente. Poi con il boost Bowser potrebbe andare lì. Lei non scende. Sì, per forza così. Bowser resta qui. Intanto ghiaccio. Vai, attacco ghiacciato. Stavolta lo colpisco, eh. Vai, boom, critico. L'ho fatto? Davvero? Wow, non me l'aspettavo. Attacco vampiresco. Iva Vla, Iva Vampir. Ok, eccoci qua. E, mi spiace Daphne,
A quanto pare sei la più debole delle tre Bracca Spark. Quindi fine. E comincia la fase 3. L'eclissi si è tolta e ovviamente hanno creato il miglior campo possibile per uno sniper, una montagna. Bene, anzi no, male, malissimo. Dunque, bombe, queste non sono un problema. Tu vulnerabile al veleno, a saperlo prima, ovviamente. Mirino vulnerabile al fuoco. Basta solo mirini, ruspanti e bombe, sembra di sì. No, anche medicosi. Ok, lei ovviamente ancora ci vede per tutto il campo. Sì, ovvio. Ok, vediamo un attimo. Intanto... No, aspetta. È pericoloso usare le scivolate di Rabbid Rosalinda, perché possono fermare l'avversario. Quindi intanto faccio così. Il motivo è questo. Posso fermare loro due. E lo faccio, quindi vai. Dormite, miei cari. Dormite. E adesso posso intanto andare avanti con... Con chi vado avanti? Rabbid Peach? No, perché Rabbid Peach mi serve qui, per colpirlo a distanza. O colpire lui a distanza. Quindi devo andare avanti con Rosalinda, sì. Aspetta, e anche con Bowser, quindi a questo punto... Ah, però Bowser fa esplodere la bomba. Ho sbagliato qui. Volevo conservarmi la scivolata, ma ho fatto malissimo a conservarmi questa scivolata. Mea culpa, mea culpa. Lancia. Ok, da qui. Non ti sconfiggo, davvero? No, aspetta. Così sì, però. Sì, perché Bowser è il più lento. Quindi deve per forza comunque usare quella piattaforma. Vai, Rabbid Rosalinda, distruggilo. E poi posso mettere anche il Koopa Sapiens per distrarre gli avversari. Quindi sto a posto. Ok, andiamo. Dovrei arrivare abbastanza lontano per fare questo salto. Ti scongiuro, perfetto. Riesco anche a salire, magari? Ce l'avrei fatta, forse, ma è un rischio che non voglio correre. Quindi, Rabbid Koopa Sapiens, adunata! Ok, sono spawnati, finalmente. Andate, miei prodi. Perché là c'è un mirino. C'è un altro ruspante. Ah, si chiama ruspante perché ha il tacchino addosso. Ok, adesso l'ho capita. Ok, va bene. Andate avanti e distraete Daphne. E soprattutto distraete tutti quelli che potete distrarre, mi raccomando. Non solo Daphne. Bowser non può muoversi, o meglio può, ma non conviene che lui faccia niente. Quindi tu resti qui, mio caro. E basta così. Nemici. Ruspante scende. Attiraci pure. Oppure no. Bene. Ora ci puoi attirare se vuoi. Eccoti qua. Esplosione ruspante. Però niente più copertura per Daphne. Potrebbe essere un problema, però... Fortuna che non ci ha distrutto l'altra copertura. Voi fermi? Daphne. Bene. Hai completamente mancato Bowser perché non puoi colpirlo. Fine. Rabbid Rosalinda riesce a fare... Oh, mamma mia, che gioia. Ok, allora. Rabbid Peach. Per forza, vai. Non puoi fare altro, quindi... Non posso arrivare là sopra, ma... Ci posso provare? Ah, no, per pochissimo. Allora. Rabbid Rosalinda. Ora tu puoi fare un bel salto. Non team, mi raccomando. Se arrivassi lì sarebbe l'ideale. Ah, no. Però posso comunque andare avanti, vero? Sì. Un attimo solo, però. Prima Bowser. Bowser, muoviti. Ok. Posso muovermi fino a qui. Salto team. Sto pensando a cosa fare perché devo sconfiggere questo. Perché se non lo sconfiggo sono dolori. Da qui sono protetto, vero? Da Daphne. Credo di sì. Spero di sì. Salto team. Eccoci qua. Se mi allontano abbastanza, forse riesco anche a raggiungere Bowser. Ok, bene. Questo volevo. Perché qui sicuramente sono coperto da Daphne. Quindi mi metto qui. Colpisco anche lui. Ah, veleno. Mea culpa. Qualcun altro c'è? C'è quello lì? Aspetta, 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 aspetta. Prima Rabbid Rosalinda. Ok, che si mette qui. Puoi colpirlo? Sì, ma non lo sconfiggi. Non importa, colpiscilo e basta. Abbiamo la difesa con Bowser, quindi sto a posto. Bowser. Ah, aspetta, aspetta. Abbiamo questo. Sì, vai, vai. Scialla, scialla. Mi stavo preoccupando per nulla.
Esatto, visto? Mi aspettavo il triplo critico, mi raccomando. Ghiaccio non serve, devo usare la difesa. Vai. Defense! E pensare che il galascudo era lo spark principale di... com'è che si chiama? Di Edge, quando l'abbiamo incontrata, ricordate? Io me lo ricordo ancora. Evanesco non serve adesso. Al prossimo turno posso curare i miei alleati, quindi passo il turno. Allora, tu stai fermo, tu ci attaccherai sicuramente Rabbid Rosalinda? Oppure sei poco intelligente e ti metti nella posizione peggiore? Ok. Esatto. Daphne. Mi spiace, ce l'ho fatta. Allora, è inutile curarsi, sembra. Potrei intanto andare lassù se Bowser mi dà una mano, quindi... Bowser, dammi una mano. Andiamo. Arrivo fino a quel tubo, perché se sì abbiamo praticamente finito ogni singola cosa. Perfetto, e faccio anche le scivolate. Nice, molto nice. Bowser, vai qua. C'è qualcosa qua che devo... No. Lì c'è il tizio, qua dovrei andare. Faccio due salti. Uno, due... No, non ce la faccio. Però al prossimo turno mi sa che ce l'ho fatta. Quindi, Rabbid Peach, aiuta Bowser, per favore, ad andare qua. Qua va bene, in effetti. E non cambia tanto. L'importante è arrivare nel tubo, quindi scivolata. Andiamo qui. Posso andare qua sopra, vero? Sì, ok. Questo vuol dire che lo può fare anche Rabbid Rosalinda. Sto a posto. Eccoci qui. La scivolata non serve per Rabbid Rosalinda, quindi posso fermare nel tempo comunque anche lui. Dico fermare nel tempo, ma sapete già cosa vuol dire. Vuol dire... farlo addormentare. Allora, no doppi salti. Tu puoi andare qua, quindi vacci subito. Vediamo. Lo colpisco, quello? No, non lo colpisco. Lo colpirei anche. Però vuol dire usare Evanesco. Beh, ti posso sconfiggere. Ti posso sconfiggere? No, mi sa che non lo sconfiggo per un pelo, quindi tu resti lì bloccato. Allora, Bowser, ti va di... No, 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 di qua. No, 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 di qua. Ok, ah, però... Oddio, ti scongiuro, Bowser. Falli andare da quel nemico laggiù. Non farli scendere giù, per favore. Ti prego, andate avanti, non dietro. Ok, perfetto. Appena si sveglia... prenderei un bel po' di danno. Mirino. Ecco di qua, siamo a 3. Ora siamo a 4. E siamo a 5. Dovrebbero bastare per sconfiggerlo, spero. Allora, Bowser deve stare qua, per forza. Rabbid Peach può andare qui volendo? Sì, può andare qui. Prossimo turno Bowser può fare qualcosa. Salto team no, quindi niente. Power Stello al prossimo turno. Rabbid Peach, colpisci? Colpisci lui. Vai. Abbiamo l'invisibilità, sto a posto. Dov'è? Rabbid Rosalinda. Invisibilità, che dura per 2 turni, vi ricordo. La cosa più OP di questo gioco. E vai co... Non lo vedi? Come fai a non vederlo? 0%? Perché? Aspetta. Non conta? Ero sicuro che tu lo vedessi. Perché è protezione parziale, no? No. A quanto pare non conta. Che cosa stupida. Vabbè, a questo punto... Vai. È una cosa ingiusta che non ha senso, eh? Però a ognuno il suo. A quanto pare quelle coperture sono troppo potenti. Potrei fare così e sconfiggerlo. No, non posso sconfiggerlo. Bowser, se tu salissi, potresti colpirlo? Perché qua ho davvero sbagliato. Abbiamo ancora la difesa, quindi sto a posto. Lo potresti colpire, ma non gli faresti qua praticamente nulla. Quindi resta qui e basta. Al prossimo turno però ho vinto, quindi scialla. Oh no, giusto. La difesa. Intanto grazie. Boom, baby. L'ho sconfitto, spero. Sì, ho sentito le astroschegge, bene. Tu sali, o meglio provi a salire. Tu scendi, neanche ti avevo visto in effetti. Però non importa. Ora posso arrivare là sopra e fare una strage, bene o male. Il problema è proprio il fatto che hai la barriera team. Quindi Bowser, riesci per caso a colpire Daphne? Sì. Colpendola potresti togliere la barriera team. Vai. Adesso Rabbid Rosalinda, vai avanti. Eccoci qua. Ho una bella strategia, la stessa di prima alla fine, quindi... Eccoci qua. Non ho bisogno di Rabbid Peach per attaccare, però ho bisogno di lei per la turbo carica, quindi ovviamente la voglio usare. Un bel rimbalzo, così curo anche Rabbid Rosalinda.
Eccoci qua. Intanto Power Stello. Boost. Poi da qui posso colpirla. Le faccio non troppi danni. Ah, aspetta, no, che sto facendo? Scusate. No, 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 no. Ecco, da qui posso fare così. E poi così. E poi così. Eccoci, ora va tutto quanto meglio. Mi sa che abbiamo già vinto, non serve che faccio altri colpi. Per sicurezza, intanto, sicuramente uso lo stesso l'attacco vampiresco. Boost. Poi, già la sconfiggo? Sì, però per sfizio. Perché no? Danno supremo. Aspetta. Eccolo là, il malus. Fine battaglia. Lord Bowser ci ha portati alla vittoria. E con questo fammi salire di livello. Yes! 31? No, 30. Livello 30 raggiunto. Rosalinda! Ci ha salvati! Il cristallo è la prova del suo coraggio. Ma perché è prigioniera di quella cosa? Cursa! Quella cosa è cursa e sì, ha il pieno controllo di Rosalinda. E non è colpa sua, rabida Rosalinda. Ma se non riusciamo a fermare Cursa e se Rosalinda non riesce a liberarsi, sarà la sua fine. So come ti senti, lo capisco perché lo sento anch'io. E sento anche altro. Sono triste, ma anche determinata. Direi ottimista. Sento... speranza. Si chiama così. Vedrete. Quella vostra IA non sarà un'espertona di emozioni, ma se date un'occhiata al cristallo, vedrete che ha ragione. Il Megabug, un abominio nato in parte dal DNA di Rabbids mutanti. Si credeva ormai sradicato del tutto. Eppure, un frammento ha fluttuato senza meta per l'intera galassia, trovato forza nei detriti spaziali alla deriva, mutando nuovamente. Poco per volta ha preso coscienza di sé. Il suo unico obiettivo era di crescere, e si è nutrito dell'energia di stelle e pianeti fino a diventare Cursa. Un giorno, alcuni sfavillotti stavano giocando con dei Rabbids che passavano da lì. Attirata dall'energia purissima che irradiava dall'allegria degli sfavillotti, Cursa raggiunse l'osservatorio cometa. Cursa li avvicinò, celando la sua presenza. Neanche Rosalinda se ne accorse, se non quando ormai era troppo tardi.
All'ultimo istante, Rosalinda si frappose tra Cursa e gli sfavillotti per proteggerli. Rabbids e sfavillotti si salvarono, ma cadde qualcosa di terrificante. Un'esplosione di energia come mai se n'erano viste. Rabbids e sfavillotti vennero sbalzati lontano, unendosi a loro volta e creando una nuova, potente specie, gli Spark. Anche Rosalinda si fuse con Cursa. Cursa aveva il controllo, ma percepiva la resistenza di Rosalinda. Per annullare definitivamente Rosalinda, Cursa ha bisogno di assorbire l'energia degli Spark. Poi ha dato vita a un esercito di Rabbids e preso il controllo mentale degli sgherri di Bowser. E a capo ha messo le Bracca Spark. Eppure, Rosalinda non teme Cursa. Fin dall'inizio, Rosalinda sapeva di poter contare sui suoi amici. Sapeva di poter contare su di noi. Rosalinda sa che stiamo andando da lei e ci ha voluto mandare un messaggio. Se pensa che possiamo aiutarla, allora deve esserci un modo. Non facciamola aspettare. Allora, non facciamola aspettare. Con permesso, ho uno sfondascudi a cui pensare. Ah. Allora, a dirla tutta mi aspettavo qualcosa di differente. Ma mi fido delle tue abilità, ma... E ora abbiamo anche abbastanza energia di oscurifero purificata per arrivare alla fortezza di Cursa. E non dimenticate... Non sarà il mio sfondascudi a salvare Rosalinda. Va bene la speranza, ma dovete agire da squadra. È questo che conta davvero. Grazie, ma non ce lo scorderemo. Promesso. Beh, quindi... Ottimo! E allora... Che cosa state aspettando? Dadi e bulloni, ho altro da fare! La ricompensa di Ma. L'esperienza non sale, quindi il 30 è il livello massimo. Era abbastanza ovvio che Cursa fosse Rosalinda, perché ovviamente l'occhio si vedeva, il fatto che Rosalinda è stata citata ma mai si è vista nella storia. Quindi sì, era... telefonata come cosa. Mi sarei aspettato un altro modo per dire Rosalinda è Cursa, anche perché non sappiamo ancora la storia, la backstory di Edge. Probabilmente allora la scopriremo nell'ultimo mondo, che è quello lì, la fortezza di Cursa. Abbiamo solo missioni principali qui e il livello consigliato è dal 26 al 30, quindi avevo assolutamente ragione, il 30 è il livello massimo. Devo ancora completare però un bel po' di missioni qui a Proxima Arsuria, sfortunatamente, quindi domani, nel prossimo episodio, noi non andremo avanti con la storia. Dovrebbe essere abbastanza ovvia come cosa. Ne abbiamo davvero davvero tante e devo ancora sconfiggere ben due, suppongo siano gli ultimi due, sì, super boss del gioco, Kamek e quello che devo ancora trovare di questo mondo. Bene, non credo di dover aggiungere altro, domani affronteremo quindi un super boss, Kamek, e basta così. See you next time, baby.